Buonasera a tutte e tutti e benvenuti e benvenute a questo quinto modulo del corso di empowerment all'interno del progetto GetUp che sta portando avanti il CESPI. Questo modulo oggi tratterà dell'associazionismo per lo sviluppo sostenibile del territorio, naturalmente il territorio inteso in quello in essere del progetto, ovvero l'Agropontino. Giusto un briefing iniziale per vedere chi siamo, c'è cioè Faraz. Ciao, c'è Baginka, Medio che già ci ha salutato, Warpret, abbiamo Sara, Nirab, Barbara, Victory, abbiamo Francesco, Felix, Yusufa Giargiu e Infamara Fadera. E oggi, come lo scorso incontro, ci guiderà il nostro Dario Conato del CESPI. E insomma, è lui che guiderà tutta la nostra serata. Grazie. Bene, buon pomeriggio a tutte e tutti. Oggi abbiamo una giornata meno densa di tante voci come l'abbiamo avuta venerdì, ma abbiamo quattro voci solide che ci porteranno argomenti ed elementi particolarmente importanti, quelli legati all'associazionismo e al suo ruolo nella promozione dello sviluppo locale, quindi, e dello sviluppo del territorio, quindi diciamo una giornata comunque densa di contenuti. E nei giorni scorsi, negli incontri scorsi, abbiamo parlato, giusto per fare una piccola rassegna, abbiamo parlato di sviluppo sostenibile anche alla luce della ricerca che il CESPI ha svolto nell'Agropontino. Si è parlato di discriminazione e di sfruttamento e del ruolo dell'informazione e dell'integrazione nel ridurre questi fenomeni. Poi si è parlato di quanto il linguaggio e il modo di comunicare possa contribuire a migliorare o a rendere più difficili le condizioni di vita delle persone dal punto di vista di ciascuno e dal punto di vista sociale. E infine, la volta scorsa abbiamo parlato di quali azioni le istituzioni locali e il terzo settore possano e debbano intraprendere per favorire l'inclusione e l'integrazione. Oggi abbiamo, dunque, come dicevo, quattro relatori per affrontare il tema dell'associazionismo, in particolare l'associazionismo nella comunità immigrata e del suo rapporto con lo sviluppo sostenibile del territorio, applicato nello specifico all'Agropontino, ma si farà anche riferimento invece a approcci più generali come quelli che verranno illustrati da Francesco Di Ciò nella seconda parte degli interventi, e quindi poi ognuno dei partecipanti è invitato a riportare, a tradurre ciò che viene detto in termini analitici, in termini di analisi generale, alla sua realtà. Quindi avremo due testimonianze. Anzi, scusa, sì, la testimonianza di due associazioni con tre voci. Abbiamo Mondo Futuro che opera con i giovani e abbiamo Insieme Italia che si occupa di associazionismo multietnico. E successivamente abbiamo Francesco Di Ciò, sociologo dell'Istituto Ricerche Sociali, che ci parlerà di come costruire, perché costruire e rafforzare l'associazionismo migrante, quali siano i problemi, quali sono i problemi che si presentano in questa particolare dimensione dell'iniziativa propria dei migranti e quali siano le possibili soluzioni. E quindi abbiamo una prima parte di testimonianza, una seconda parte, diciamo così, di sistematizzazione e individuazione di linee che possano poi essere utili per un lavoro sul territorio. Avendo non un gran numero di relatori, ne abbiamo quattro, abbiamo a disposizione più tempo per ciascuno e abbiamo anche molto tempo a disposizione per interventi da parte delle partecipanti e dei partecipanti che, come sapete, sono sempre
interventi che sono sempre benvenuti e che cercheremo magari anche di stimolare un po' laddove necessario. E quindi iniziamo con questo primo blocco, che sono appunto le testimonianze delle associazioni, l'Associazione Mondo Futuro e l'Associazione Insieme Italia, e diamo a ciascun relatore, diciamo meglio, a ciascuna associazione un quarto d'ora, per cui un quarto d'ora Mondo Futuro e poi un quarto d'ora che sarà cogestito, sarà suddiviso a loro discrezione fra le rappresentanti di Insieme Italia. Le rappresentanti di Insieme Italia sono Maria Grossi e Tetiana Fescher, che è un'insegnante appartenente all'associazione, e poi abbiamo Giorgia Briganti per Mondo Futuro. E proprio da Giorgia Briganti cominciamo, che ci illustrerà la loro esperienza, l'esperienza di Mondo Futuro in quanto associazionismo giovanile per lo sviluppo sostenibile. Prego Giorgia, 15 minuti. Sì. Allora, come detto, sono appunto Giorgia Briganti, la presidente di Mondo Futuro, e ora vorrei spendere due parole per presentarvi la nostra associazione. Allora, Mondo Futuro è appunto un'associazione ambientalista che è composta soltanto da giovani, abbiamo tutti tra i 16 e i 23 anni e siamo tutti studenti sia universitari che delle superiori. La nostra associazione è nata nell'ottobre 2020, quando abbiamo deciso di raccogliere il testimone che ci è stato lasciato da Lisa per immaginare un mondo migliore. Il nostro obiettivo quindi è quello di portare un piccolo contributo a partire dalla nostra realtà, quindi dal nostro territorio, per sensibilizzare l'opinione pubblica su tematiche ambientali, perché crediamo fortemente che il nostro pianeta non possa più sopportare uno sviluppo incontrollato e selvaggio. Come già detto, la nostra associazione nasce dalla prematura scomparsa di Lisa. Chi era Lisa? È un po' difficile descriverla a parole, ma ci provo comunque. Prima di tutto era mia cugina, ma era soprattutto una ragazza dolce e sensibile e sempre disponibile verso tutti. Aveva molte passioni, in particolar modo le costellazioni, la letteratura, la musica, ma anche e soprattutto l'ambiente. Teneva moltissimo all'ambiente, si informava continuamente. Lisa infatti era una ragazza ambiziosa e piena di sogni, determinata nell'apportare un cambiamento per costruire un mondo migliore, ecosostenibile ed inclusivo. Quindi Mondo Futuro raccoglie appunto il testimone proprio da Lisa e ha come obiettivi principali il rispetto della terra, la sostenibilità ambientale e l'inclusione sociale. Abbiamo realizzato vari progetti e ne realizzeremo tanti altri con a tema Mondo Green, e molti sono anche patrocinati dalla Regione Lazio. Allora, prima di tutto abbiamo adottato vari animali a rischio di estinzione, stiamo collaborando con i WWF, stiamo cercando di mettere a dimora tantissimi alberi, comunque hanno il progetto della Regione Lazio. Scusa, Giorgia. Siamo riusciti a presentare tantissimi scarpinelli, montani, Giorgia, quasi tutti i paesi. E piantiamo questi alberi perché... Sì, dimmi. Sì. Scusa, si è sentito un po' male, non so, volevo sapere se sono io o se anche gli altri hanno avuto problemi di audio. No, c'erano problemi di audio. C'erano. Mi sentivo dall'inizio dell'attività, quando stavi parlando delle attività, Giorgia. Ah, ok. Ah, allora già che ci sono... Cioè, mi sentite bene, è pronto? Già che ci sono, se puoi dire in che città, in che territorio operate. Mi sentite? Prego. Sì, Giorgia, vai. Aspettate un attimo perché penso di avere problemi di connessione perché mi sento, cioè, dopo. Ok, penso che così mi sentiate meglio. Allora, dicevo, noi abbiamo vari progetti in campo e comunque ne realizzeremo tanti altri. In particolar modo stiamo collaborando con il WWF e abbiamo adottato vari animali a rischio di estinzione
e stiamo mettendo a dimora molti alberi in vari comuni, sia Carpenedo, Segni, Montelanico, Colleferro, siamo arrivati anche a Fondi, e mettiamo a dimora questi alberi proprio per diminuire la CO2 che viene emessa quotidianamente. Inoltre stiamo realizzando delle campagne di sensibilizzazione sui nostri canali social, videoconferenze e varie iniziative promozionali. Abbiamo anche dato l'avvio ad una campagna di raccolta tappi dal nome Non tappiamoci gli occhi, che serve prima di tutto per riusare la plastica, ma poi in particolar modo verranno raccolti, grazie a questo riutilizzo della plastica, verranno raccolti dei soldi per costruire dei pozzi in Tanzania. E ci stiamo impegnando soprattutto nelle scuole del nostro territorio, perché crediamo che dovranno essere proprio i ragazzi, le generazioni più giovani come la nostra, ad apportare un cambiamento nel nostro stile di vita per appunto cercare di interrompere la catena di disastri che si è ormai attivata in questi anni. E abbiamo istituito infatti varie borse di studio, soprattutto nella scuola qui a Carpinedo, ma abbiamo anche attivato vari progetti, soprattutto di BCTO, nella scuola, nell'Istituto Cannizzaro di Colleferro e nel Liceo Scientifico Marconi. Nell'Istituto Cannizzaro di Colleferro abbiamo avuto come obiettivo principale cercare di far attivare i ragazzi sia per sensibilizzarsi su questi temi, ma anche per rendere la propria scuola più green. E invece nel liceo scientifico Guglielmo Marconi il nostro obiettivo ancora non è stato portato a termine, ma verrà portato a termine entro settembre di quest'anno, ovvero quello di realizzare un giardino in una parte degradata della scuola, e verrà fatto appunto da tutte le classi terze di quella scuola. Purtroppo con l'attuale situazione pandemica non è molto semplice, ma abbiamo tanti progetti in cantiere che cercheremo di portare avanti il prima possibile. Infatti ci concentriamo tantissimo sul nostro territorio, noi nasciamo a Carpenedo, ma comunque stiamo cercando di lavorare in tutta la zona dei Monti Lepini, anche verso Colleferro o comunque verso Latina, Maenza, così. E proprio perché cerchiamo di valorizzare tantissimo il nostro territorio perché merita. Vorrei ringraziarvi per avermi ospitato qui oggi e per avermi dedicato il vostro tempo. Grazie mille Giorgia, davvero una bella iniziativa. Quindi siete più o meno provincia sud, città metropolitana di Roma verso sud e provincia di Latina, insomma, Sì, siamo col proprio confine. sì, tra le due. Bene, poi volevo specificare, tu hai citato i PCTO, che non tutti sanno cosa Ah, sono. sì, giusto. Beh, c'è un mondo che non lo sa. Anch'io che ci lavoro, fino a poco tempo fa lo chiamavo scuola lavoro. Puoi dire in due parole di che si tratta? È praticamente la vecchia scuola lavoro che ora ha un nuovo nome, che si chiama appunto PCTO, e quindi cerca di inserire i ragazzi sia nel mondo del lavoro, ma soprattutto nel mondo attuale, diciamo nel mondo dei grandi, per sensibilizzarli il più possibile su tematiche moderne. Ecco, in genere il PCTO o il scuola lavoro si fa con strutture, anzi sempre, con realtà esterne alla scuola. Voi con chi la state facendo? Noi siamo la realtà esterna che collabora appunto con la scuola. Ah, voi come realtà esterna Sì. intervenite? No, perché io, vista l'età e visto che parlavi di scuole, pensavo foste riceventi, invece siete voi che lavorate in modo Sì, siamo noi. trasversale con diverse scuole. Ok, scusa, non No, no, avevo. niente. L'età a volte non è tra in inganno, insomma. Benissimo. C'è qualcuno che vuol fare dei commenti su questo? Magari potrà venire fuori qualcosa anche dopo, quindi ovviamente non ti allontanare. Ce n'è una in chat, Ecco. Dario. Bene. Ah, già da leggere? La devo leggere io? La Posso leggo leggere io. anche io. Allora, abbiamo da Andrea, giusto? E, oltre al WWF, con chi altro collaborate? Come associazioni abbiamo stretto rapporti con Legambiente, ma ancora non abbiamo svolto nulla, però comunque ci sono stati degli scambi. E poi con tanti enti locali, sicuramente non li conoscerete, Scaffale Ambientalista a Colleferro, Cornelia,
E poi anche con le istituzioni, con vari sindaci della zona, cose così. Ah, quindi associazioni locali, Sì. dicevi quelle che citavi, A livello nazionale, il WWF ci sono stati dei contatti con Lega Ambiente. ok. Io ho due domande. In che anno siete nati e quanti siete? Siamo nati nell'ottobre del 2020, quindi pochi mesi fa, e siamo 15 ragazzi, tutti tra i 16 e i 23 anni. Ok. Che forma avete? Siete un'associazione di fatto? Avete uno statuto? Avete... Sì. Quindi è un'associazione di fatto indipendente, non siete affiliati a No, qualche no, no, siamo rete? indipendenti. Benissimo. E quindi avete una parte di studenti liceali o comunque di scuole superiori, una parte di esterni o Studenti universitari. universitari. Benissimo. Tutti italiani? Di Sì. origine italiana, Sì. diciamo. Ok. Posso fare una domanda a Altre? Giorgia? Sì, prego. Certo, non prego. Giorgia, prima a un certo punto hai detto che vi siete estesi fino a fondi, vero? E questo ci interessa perché ci stiamo aprendo all'ambiente e mi piacerebbe la possibilità di stabilire contatti con voi ragazzi. È possibile anche da questa organizzazione stabilire contatti interni tra i partecipanti? Sì, da parte nostra tutta la disponibilità possibile. Grazie. Bene. Scusa, Altri? un'altra domanda per curiosità, ma voi partecipate, vabbè che siete nati recentemente, però magari prima anche singolarmente avete partecipato anche a iniziative, manifestazioni tipo quelli di Fridays for Future, avete rapporti anche con loro? Allora, abbiamo avuto dei rapporti con loro perché abbiamo aperto una raccolta soldi verso settembre-ottobre, prima che nascesse l'associazione, e l'abbiamo dati appunto a loro. Però nello specifico non abbiamo mai ancora collaborato. Sarebbe davvero una bellissima occasione per noi. Bene, la vostra sede quindi è Colleferro. No, è Carpineto. Ah, Carpineto. Romano. Il mio paese, Dario. Sì, scusa, infatti io speravo che fosse da un'altra parte, invece te stai proprio lì da te. No, bene, bene. Beh, visto da qui, da noi dell'Alto Lazio, quelle parti lì sono un po' confuse nella cartina. Carpineto, Colleferro, non saprei individuare. Va bene, ottimo. E abbiamo qualche altra domanda, considerazione, informazioni? No, bene, allora Giorgia, tu rimani con noi e se emergono nuove cose, tieniti pronto. Bene, allora a questo punto abbiamo la seconda associazione che è Insieme Italia, come dicevo abbiamo due rappresentanti, Maria Grossi e Tetiana Feshak. E cominciamo da Maria Grossi, prego. Ricordate, avete 15 minuti insieme, quindi vi passate la parola in modo autogestito, prego. Grazie, grazie a tutti. Noi ci chiamiamo insieme immigrati in Italia. Questo per precisare. Allora, io qui sono a rappresentare l'associazione e volevo cominciare. Ho avuto proprio ieri l'occasione di un proverbio, un antico proverbio africano che ci rappresenta molto bene e ve lo vorrei proporre. Il proverbio dice: se si sogna da soli è solo un sogno, se si sogna insieme comincia una nuova realtà. A me è piaciuto molto anche perché ci vedo sintetizzata la nostra storia. Ve la racconto velocissimamente. Noi siamo nati nell'anno scolastico 2003-2004. Io all'epoca insegnavo al liceo a Gaeta e come liceo avevamo organizzato un corso di italiano per stranieri. Era la prima volta, era un inizio assoluto di una scoperta di un mondo
invisibile sotto il nostro naso, ma totalmente ignorato. Prima che il corso finisse, io gestivo la classe di livello più alto, e lo dico perché le corsiste erano persone più o meno della mia età, più o meno della mia tipo di livello di scolarizzazione. Alcune avevano professionalità nei paesi di origine anche superiori al mio. Io ero solo un insegnante di liceo, avevo ingegneri, chimici, professionalità varie, anche piuttosto alte, che venute in Italia erano per lo più impegnate nel lavoro domestico, colf o badanti, perché nel territorio nostro, il sud pontino, specificamente a Gaeta, l'unica offerta del mercato del lavoro era quello. E con queste donne, nel maggio del 2004, è nata l'associazione Insieme Immigrati in Italia. Per i primi anni io sono rimasta l'unica italiana, mentre intorno a noi abbiamo raggiunto nei primi anni circa 22 etnie, poi con l'arrivo dei richiedenti asilo il numero è diventato molto più alto. E avevamo cominciato con il primo step, il bisogno della lingua. La scuola di italiano è stato la prima delle nostre attività e rimane un po' l'attività centrale dell'associazione. Da noi le persone migranti venivano, si conoscevano, si stabilivano, si incontravano, e incontrarsi non è solo un incontro fisico, era un po', abbiamo sempre dato molto valore alle relazioni e ai rapporti interpersonali. E arrivate in associazione come utenti o come aspiranti soci o come persone interessate, in genere si fermavano e si impegnavano per qualificarsi e professionalizzarsi. E man mano che si qualificavano e professionalizzavano, e un po' il modulo di Insieme era investire le competenze man mano acquisite in servizi alle persone straniere o al territorio. E questa è stata un po' l'esperienza portante degli inizi, ma qui mi piacerebbe, invece di raccontarvelo io, farlo raccontare da una protagonista, Tania. Buonasera. Allora, vi racconto il mio percorso nell'associazione. E ad oggi sono la socia attiva, faccio parte del direttivo, ma tutto per me è iniziato nel 2009, quando sono arrivata in Italia per raggiungere mia madre. Avevo appena finito gli studi, sono venuta qui un po' per vedere com'è la situazione, un po' per capire se ci volevo rimanere oppure ritornare nel mio paese. Insomma, nel primo periodo c'è stato un grande disagio, un ambientarsi, un capire dove sto, perché non parlavo neanche una parola in italiano, quindi un periodo abbastanza difficile. Dopodiché ho deciso di, visto che ci sto qui, ci provo, faccio questa sfida, vedo se riesco a imparare la lingua italiana e poi decido cosa fare. Ho saputo che in zona c'era questo corso della lingua italiana, dopodiché sono andata a iscrivermi, però c'era un po' di paura perché mi immaginavo un corso frontale dove c'è un insegnante scolastico che ti insegna la lingua, era un po' così. Dopodiché sono andata all'associazione e ho trovato non una scuola, ma una grande famiglia che ti sostiene nel momento del bisogno, che in quel periodo il bisogno era imparare la lingua italiana. Ho trovato tante persone straniere che facevano il corso, quindi una grande rassicurazione per le persone straniere che vengono. E da lì pian piano ho iniziato a imparare, e crescendo, imparando, oltre alla lingua avevo anche bisogno di esprimermi, quindi mi sono avvicinata molto alla fotografia e al teatro, ho fatto vari laboratori teatrali che comunque anche una forma di espressione, che ho trovato un canale mio personale, dopodiché ho conosciuto tante persone belle e sono riuscita a integrarmi anche
sul territorio, quindi anche una ricchezza al di là di qualsiasi percorso formativo. Crescendo con la lingua ho iniziato ad avere il bisogno di condividere e di aiutare anche le altre persone che arrivavano nell'associazione. Quindi sono andata a fare il tutor con dei bambini, l'associazione aveva dei corsi estivi come colonie alla spiaggia e poi sono arrivata a un certo punto in cui ho deciso di fare anche la certificazione linguistica del livello C2 e da lì mi sono stati affidati anche dei corsi di alfabetizzazione dei stranieri neoarrivati, quindi parliamo dei livelli basi. Avendo fatto un po' di corsi, la nostra associazione sempre ha fatto la convenzione con l'Università di Siena per la formazione dell'abilitazione al DITALS, l'ho preso anche quella. E tutta questa formazione comunque mi aiutava anche a trovare delle occasioni migliori da avere come lavoro, come vario tipo di espressione, ma con questa professionalizzazione cresceva anche la voglia di aiutare sempre di più le altre persone. E, dopodiché, quando è iniziato il periodo circa 5 anni fa che arrivavano dei migranti, la cooperativa che si è venuta ad approcciare sul nostro territorio stava cercando del personale, lo staff, e sono stata messa lì come educatrice per i corsi di italiano e ho lavorato circa 5 anni a un centro di accoglienza. E questo mio essere una straniera ha aiutato molto ai ragazzi che venivano a fare la scuola, perché da noi non era obbligatorio al CAS, al centro della prima accoglienza, e quindi ma anche in tutti i corsi che io ho fatto, il mio essere straniera, perché non insegno la lingua ai livelli alti, è una prima alfabetizzazione, quindi li aiuta ad avere più fiducia in se stessi, ad avere una motivazione in più di andare avanti, di non abbandonare il percorso, di non abbandonare la lingua, di capire che è veramente importante. Dopodiché, dopo i corsi, nell'associazione abbiamo anche capito che bisogna, oltre a formare, a iniziare a creare e progettare il futuro, perché hanno iniziato ad approcciarsi sia stranieri che altri giovani, stranieri anche italiani. Adesso abbiamo creato un gruppo di progettazione e stiamo cercando di capire come fare, come scrivere e cercare diverse possibilità sul nostro territorio. Poi come me ci sono tante altre persone nell'associazione straniera che hanno dei percorsi bellissimi, che Maria mi può confermare. Ok, Tania. Sì, penso che Tania è un po' un esempio, ma ce ne sono tanti come Tania. Abbiamo Olena che cura gli esami Celi e i corsi a Gaeta, abbiamo Isabel Messicana che è stata nostra presidente per un po' e adesso cura i corsi a Minturno e Coreno, c'è Agnesa Albanese che fa la mediatrice della chiave di accesso per la comunità albanese, lavora agli sportelli. Questo è stato in qualche modo, man mano che arrivava qualcuno nuovo in associazione, con nuove competenze, nuovi interessi o nuovi bisogni, è come se si aprissero nuovi orizzonti, nuove possibilità, nuovi sogni. E così è cresciuta insieme. Forse un passaggio importante è stato con un progetto
che è andato dal 2012, se ricordo bene, più o meno al 2014, il progetto Agire, dove era un progetto destinato ai giovani, indifferentemente italiani o stranieri. Era la prima volta che l'associazione si rivolgeva a giovani non solamente stranieri. E quello è stato un grosso salto, perché ci ha fatto scoprire che i giovani italiani o stranieri avevano bisogni e aspirazioni comuni. Quello è stato un momento importante per noi. Per entrambi l'esigenza più immediata era quella di trovare un lavoro accettabile e possibilmente gratificante, ma insieme era anche molto forte il bisogno di reagire, viene da dire, all'aggressività, violenza, individualismo, egoismo crescente, un bisogno di socializzare e poter pensare a un modo alternativo di trovarsi e vivere insieme. E in qualche modo lo slogan del progetto Agire era, si può sintetizzare così: quello che non è possibile fare da soli, insieme si può, insieme può essere possibile. E quello è stato un passaggio veramente importante. E da allora un po' il modo di procedere, man mano che la realtà, le esperienze, la situazione portava a evidenziare nuovi bisogni, si creavano, si pensavano, si progettavano, si realizzavano nuovi servizi. Una frase che ripeto spesso, ma perché la sento proprio nostra, con la splendida libertà del volontariato, perché le istituzioni pubbliche hanno sicuramente più potere, più mezzi, più risorse, ma il volontariato e in genere il terzo settore ha una flessibilità strutturale che ci permette di aderire volta per volta a quello che vogliamo fare o scopriamo importante fare o possibile fare, eccetera, eccetera, eccetera. E così è cresciuta e si è formata insieme. I nostri servizi ad oggi sono veramente tanti, però forse anche per rispettare i tempi, rispetto alla tematica di oggi, volevo passare due riflessioni. Secondo me, un'ultima premessa, un passo indietro, una testimonianza globale. Fin dai primi anni, ogni tanto, quando ci guardiamo insieme, forse il sentimento più immediato è quello di stupore. Accidenti, abbiamo fatto tutto questo, perché in fondo siamo un'associazione piccola, però abbiamo realizzato tante cose. E quel sogno condiviso che funziona a immaginare piano piano, goccia dopo goccia, a costruire una nuova realtà, funziona. Ci sono alcuni requisiti fondamentali, però questo è una riflessione che mi piacerebbe condividere con tutti voi. Uno dei requisiti, forse il primo, su cui abbiamo lavorato con convinzione fin dall'inizio, è il lavoro in rete. Il fenomeno migrazioni è un fenomeno complesso, e di fronte ai fenomeni complessi nessun singolo, o qualunque singolo si trova, piccolo o grande che sia, pubblico o privato che sia, si trova impotente. Fare rete significa, è come l'insieme si può, a livello singolo, a livello associativo, a livello istituzionale, la rete può realizzare cose impensabili per i singoli. E la rete l'abbiamo curata sempre a vari livelli, saltando i gradini. Ad oggi lavoriamo con i minori, siamo in convenzione con tutte le scuole dell'obbligo di Formia e Gaeta e cominciamo a allargarci a fondi. Lavoriamo sulla scuola di italiano, siamo parte partner attivi della rete Scuole Migranti Roma e Lazio, io sono nel direttivo e sono anche coordinatrice delle scuole nella provincia di Latina. Facciamo gli sportelli, lavoriamo con i comuni, lavoriamo
nei corsi, per esempio, un taglio fondamentale su cui ci stiamo muovendo negli ultimi anni, in cui ci siamo, dall'arrivo dei richiedenti asilo, per esempio, in cui ci siamo specializzati con i corsi ad analfabeti, prima non c'era bisogno, perché nel sud pontino la tipologia dominante erano le donne che venivano dai paesi dell'est con una grossa scolarizzazione. Da quando sono arrivati i richiedenti asilo dalle regioni più povere dell'Africa centro-occidentale, qui da noi, o dall'est Asia, l'analfabetismo è diventato un'esigenza forte e allora ci siamo specializzati su quello. Ma per quello insegnare ad analfabeti che hanno poco tempo a disposizione per andare a scuola e grossi bisogni di inserimento ci ha fatto capire come la formazione linguistica doveva intrecciarsi con la formazione civica per imparare concretamente nel quotidiano a vivere in Italia, e questo comportava il bisogno di collegare i corsi ai servizi sociali dei comuni, alla ASL, ai consultori, al commissariato, eccetera, eccetera. Chiedo quindi, scusa, devo segnalare che il tempo sta esaurendosi. Ci siamo. Finisco. L'altro requisito è importante: costruire un riconoscimento. E il riconoscimento, non parlo solo del riconoscimento pubblico delle istituzioni, che sicuramente è necessario per andare avanti, ma il riconoscimento dell'utenza. La risposta dell'utenza ai vari servizi è il solo unico grande monitoraggio per le nostre cose. Basta, finito. Mille grazie. Spero di non aver tagliato, di averla costretta a tagliare qualcosa. Per coincidenza ci siamo accorti del tempo. Bene, a questo punto ci sono domande, interventi. È una realtà molto interessante che rende protagonisti poi gli immigrati, e con un attivismo davvero notevole. Insomma, forse nell'intervento di Tatiana potevo vagamente intuire che ha a che fare con l'agropontino per certe questioni di accento, ma non certo che una provenienza al di fuori dei nostri confini. Posso dire, peraltro, in genere noi facciamo giustamente complimenti agli immigrati che parlano italiano praticamente perfetto e grammaticalmente ineccepibile, però mi viene anche il dubbio, in senso positivo, che abbiano anche avuto dei buoni insegnanti di italiano, che magari alcuni erano pure italiani, perché magari si riesce anche per una lingua così complessa. Complimenti, io credo che dopo qualche anno in Albania non parlerei neanche un quarto della... Beh, dipende dallo spirito di ognuno. Comunque, mi sembra una realtà molto interessante in cui gli immigrati diventano poi nuovi cittadini che aiutano a rendere nuovi cittadini gli immigrati che poi via via vengono, con una complessità di cambio anche dal punto di vista della cultura, del bagaglio culturale con cui riescono ad avere. Parlo della cultura scolastica a quel punto lì, che però è fondamentale per potersi muovere. Bene, qualche considerazione, domanda? Abbiamo qualche minuto per questo. Ma io volevo fare una domanda, e cioè, innanzitutto complimenti, insomma, per l'attività, perché mi sembra che sia veramente bella e importante. La domanda è: ma in questi anni, insomma, visto quello che si sente, si ascolta, è nato qualche volta qualche problema con qualche istituzione che non vedeva di buon occhio questo tipo di servizi per motivi di carattere politico o ideologico? Incredibilmente no. Perché? Perché il territorio ha bisogno di questi servizi. E perché uno straniero che cammina per integrarsi è uno straniero molto più facile da accettare e molto più difficile da criticare. Faccio un esempio pratico. Il secondo servizio nato nella storia di Insieme, quando le donne corsiste della scuola di italiano si cominciavano a stabilizzare, portavano in Italia i figli minori.
con un doppio sradicamento prima quando loro le avevano abbandonate, eccetera, eccetera. Quando abbiamo cominciato a fare i servizi per i minori, abbiamo due dopo scuola, il tutoraggio, la mediazione, eccetera, alle scuole ci chiamavano continuamente perché le scuole hanno bisogno di sostegno per l'inserimento dei minori. Quando sono arrivati i centri di prima e seconda accoglienza, noi eravamo troppo piccoli per gestire da soli l'accoglienza, però eravamo importanti per la formazione linguistica, per l'integrazione sociale, per smussare, per creare canali per cui la popolazione potesse conoscere i nuovi arrivati senza troppi shock culturali. Per cui partecipavamo insieme ai centri, insieme al GUS, sia il centro, i CAS che lo SPRAR, per esempio, eventi pubblici, seminari, mostre, eccetera, eccetera. Portavamo in giro i ragazzi dei centri a conoscere luoghi, laboratori di lavoro o così via. Cioè, io sono convinta che l'immigrazione è un problema grosso, che il rapporto con la popolazione italiana è un problema grosso, ma più e meglio la gestiamo, più è facile affrontarli questi problemi. Bene, grazie. Ci sono altri interventi? Chiedo scusa. Bene, a questo punto ringraziamo le amiche che sono intervenute per le due associazioni. Prendiamo nota che, se la vogliamo dire intera, si chiama Insieme Immigrati in Italia. E ringraziamo quindi Maria e Tetiana, Giorgia di Mondo Futuro, che ovviamente rimangono con noi e sono invitate poi a dire la loro su quello che si dirà nei prossimi minuti. E a questo punto la parola è a Francesco Di Ciò, esperto sociologo dell'Istituto Ricerche Sociali IRS, e il tema che si intende sviluppare è come e perché costruire e rafforzare l'associazionismo migrante, quali i problemi, quali le soluzioni, quali le opportunità. Prego, Francesco. Grazie. Abbiamo previsto, chiedo scusa, dovevo dirlo, 30 minuti per poi interloquire ovviamente con tutti i presenti. Prego. Okay. Ma la proposta innanzitutto è quella che magari di utilizzare questi 30 minuti e forse il tempo che avevate previsto per interloquire da subito per interloquire, nel senso che se in qualche modo fosse possibile non assistere al mio monologo, ma costruire un dialogo insieme, sarebbe una cosa forse più vantaggiosa per tutti, nel senso che se in qualche modo, già magari iniziando a provare ad accendere le telecamere, chi le ha spente, e permettendovi di fare qualsiasi intervento in qualsiasi momento lo vogliate, per me va benissimo questa modalità, più una modalità interattiva piuttosto che lasciarmi da solo col mio monologo, anche perché, come dire, forse non so quanto oggi io posso insegnare delle cose, posso portare un po' una mia testimonianza. Innanzitutto buonasera a tutti, io mi presento, sono un ricercatore sociale perché da 25 anni mi occupo di politiche di welfare, in particolare di temi legati alla coesione sociale, ai servizi del welfare del nostro paese. E poi forse anche un motivo per cui CESPI mi ha chiamato: Da tempo lavoro sui temi dell'immigrazione, in particolare perché faccio uno strano mestiere, oltre a quello del ricercatore, faccio il mediatore di conflitti e mi occupo in particolare di mediazione sociale e di mediazione penale. Cioè, da un lato ho lavorato per diversi anni per creare le prime esperienze di mediazione sociale e penale, scusate,
in Italia, quindi l'incontro tra vittime e autori di reato, e dall'altro lato ho sviluppato progetti che tentavano di mettere in dialogo persone diverse, provenienti da culture differenti, e quindi in qualche modo forse porto, per quanto riguarda l'associazionismo, un po' un'esperienza pratica nell'aver aiutato magari a creare delle associazioni, in particolare di persone provenienti da altri paesi, e di aver fatto forse un po' di ricerche in questi anni, soprattutto anche in collaborazione con CESPI, anche grazie a CESPI, sul tema dell'associazionismo migrante, quindi un po' analizzando quali sono i bisogni che le associazioni di migranti esprimono nei territori del nostro paese, e in particolare poi aiutando queste associazioni a crescere, a consolidarsi, a diventare più forti per riuscire a recuperare finanziamenti, fare progetti, fare attività. Quindi questa è un po' la mia expertise, e quindi in qualche modo, come dire, io mi sono preparato, in particolare forse uno specifico tema che poi è stato citato anche prima da Maria Grossi dell'associazione Insieme Migranti in Italia, cioè il tema della rete, nel senso che è un tema fondamentale, come dire, spesso per le associazioni che nascono sul nostro paese, e un po' come si diceva prima, da soli le cose sono molto difficili, in rete sono più facili. Per cui in qualche modo mi ero preparato anche un po' un contributo più metodologico sul tema della rete, perché così di rete si parla tanto, però poi può essere interessante, come dire, ragionare su quali sono le dimensioni che dobbiamo considerare se facciamo un lavoro di rete, in che modo possiamo disegnare la nostra rete, in che modo possiamo valutare se stiamo lavorando bene in un'ottica di rete. E quindi ho provato in qualche modo, in accordo un po' con Andrea Stocchiero, che mi aveva contattato, a concordare in qualche modo quale potesse essere un tema interessante. Però così sono molto aperto a, come dire, altre sollecitazioni, tant'è che volevo sostanzialmente un po' iniziare innanzitutto con una domanda per voi. Io volevo capire perché intervengo in questo percorso solo oggi, quante sono le associazioni che sono presenti, oltre alle testimonianze che abbiamo sentito, quindi, come dire, a Mondo Futuro, Insieme Migranti Italia, mi sembra di aver capito che ci sono altre associazioni oggi presenti in questo gruppo. Chi è che riesce a rispondermi? Oltre a queste due testimonianze che abbiamo avuto, mi sembra che ci siano rappresentanti di altre associazioni. Sì, beh, abbiamo delle associazioni che sono i cui rappresentanti, o cui membri, sono parte dei partecipanti, come sì, 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 in questo senso. Mattia, tu hai il quadro completo, giusto? Sì, allora ci facciamo aiutare da Mattia. Ok. Vabbè, sono i partner del progetto, vabbè, che c'è Cecilia Calò, che è di Dokita, appunto, che è il capofila anche del progetto. E abbiamo Ilarina, che è della Caritas, e correggetemi se sbaglio, però non dovrei sbagliare. Abbiamo Pina Sodano di Tempi Moderni, e appunto altro partner del progetto. Poi c'è Articolo 24 e il GUS. Quindi sono le quattro, che appunto il GUS c'è Ivana, che ci ha detto prima, insomma. E sì, e queste sono le associazioni, diciamo, partner del progetto e presenti quest'oggi. Che è progetto diritti. E progetto diritti, sì, scusatemi. Ah, ok. Progetto diritti, sì.
che è un progetto più che un'associazione. Si può servire, sì. Scusate, se può servire nella provincia di Latina, alta e bassa, ci sono 11 associazioni della rete scuole migranti. Ah, okay. Ok. Va bene. Poi tra i partecipanti, che per oggi non vedo, c'è Margaret, che è un'associazione di mediatori culturali. Ah, ok. Okay. Va bene. No, allora io, così, tanto per, come dire, essere più consapevole di quali sono i miei interlocutori anche in questo tentativo di dialogo sul tema dell'associazionismo in generale, dell'associazionismo migrante, e in qualche modo poi anche per sapere se i temi che ho preparato possono essere di interesse a questo pubblico. Io, Andrea, posso, o Dario, posso condividere un materiale che ho? Cioè, se faccio condividi schermo riesco a... o mi dovete abilitare? Sei abilitato. Sono abilitato, perfetto, ok. Va bene, perché io in qualche modo volevo partire anche un po' con questa, la vedete questa? Sì. Sì. Questa diapositiva. Sì. Mettila in formato presentazione. Ma se la riuscite a leggere ugualmente, se permettete, la tengo così, perché in qualche modo così riesco a vedervi anche in faccia. Contemporaneamente. Perché se metto solo presentazione, poi non vedo nessun volto. Almeno invece per me, oltretutto che parlo da Milano, per esservi un po' più vicino, almeno riuscire a vedere ogni tanto i vostri sorrisi o le vostre facce perplesse a seconda di quello che dirò, è importante. Che cos'è questa slide? Questa slide è il frutto di una riflessione un po' trasversale a seguito di attività consulenziali, di formative, di ricerca, che in qualche modo, a volte da solo, a volte anche con il mio istituto, piuttosto che con il CESPI anche, abbiamo realizzato, per dire forse ci sono prevalentemente quattro dimensioni relative ai bisogni delle associazioni in generale e delle associazioni di migranti in particolare. Cioè è capitato, come dire, per quanto mi riguarda, recentemente aver fatto una ricerca su tutte l'associazionismo migrante Regione Veneto e quindi di aver intervistato numerosi rappresentanti di associazioni migranti intorno ai loro bisogni. È capitato con CESPI di aver intercettato più di 50 micro associazioni della comunità burkinabè, sempre in area Triveneto, anni fa, forse Andrea Stocchiero si ricorda qualcosa di quel lavoro, e insomma, piuttosto che altri lavori di accompagnamento, di consulenza legati alle realtà associative migranti, in particolare della città dove io abito a Milano. E questa slide ci dice, secondo me, in modo abbastanza puntuale, quali sono le aree di bisogno che le associazioni medio-piccole presentano. E in qualche modo mi piacerebbe interloquire su questo, nel senso che mi piacerebbe, e invito voi a prendere la parola se avete voglia, di dirvi se vi ritrovate. E io, in qualche modo, nei lavori che ho fatto, mi sono accorto che un forte bisogno delle associazioni spesso è quello di essere aiutati a chiarire meglio la propria identità associativa, cioè, per dirla in altro modo, a avere la capacità di spiegare meglio agli altri e a se stessi qual è la propria mission, quali sono le buone ragioni per cui esistiamo, quali sono i valori a cui ci ispiriamo, quali sono le dimensioni di qualità sostanzialmente che cerchiamo di perseguire e quali attività svolgiamo. A volte le associazioni non hanno esattamente chiara questa dimensione. E mi è capitato in passato
che di aiutare le associazioni proprio in questa direzione, quindi attraverso percorsi laboratoriali che, e formativi che consentissero alle associazioni di consolidarsi a livello identitario. Un altro bisogno molto importante riguarda sicuramente gli aspetti gestionali, che riguardano spessissimo gli aspetti amministrativi e finanziari, che sono gli elementi più naturalmente più delicati per un'associazione, perché ovviamente se no sarebbe una cooperativa, nel senso se fosse, come dire, la strada in crescita è quella lì, l'associazione poi ci si diventa un po' più forte, si diventa più capaci anche di gestirsi anche dal punto di vista amministrativo, contabile, finanziario, poi si diventa qualcosa di più grosso. Per cui è naturale, no? che le associazioni esprimano questo bisogno, dove un altro bisogno è molto collegato, è quello di riuscire a avere la capacità di trovare il modo per recuperare fondi. Un altro bisogno forte che le associazioni esprimono è quello di imparare a progettare, non solo di imparare a progettare, ma di imparare a scrivere progetti, no? Dove, vuol dire, questo è un elemento che per quanto riguarda l'associazione dei migranti è un elemento molto di fragilità, che forse le caratterizza di più rispetto ad altri mondi associativi. Io adesso non conosco i qui presenti, però ricordo che questa era una forte domanda che incontravamo e che abbiamo incontrato da parte delle associazioni, soprattutto che nascono, come dire, da persone provenienti dagli altri paesi, anche perché, come dire, c'è la difficoltà della lingua, c'è la difficoltà della scrittura, c'è la difficoltà di sapersi muovere dentro il tema della progettazione, la progettazione europea a volte, eccetera. Quindi questo è sicuramente un elemento importante. E l'ultima dimensione, che poi in qualche modo anche un po' sollecitato da Andrea, è il tema sul quale io mi ero un po' preparato questa sera, è il tema della rete, cioè il bisogno in qualche modo di consolidare i propri rapporti di rete, di gestire i rapporti di rete, anche perché spesso i rapporti di rete non sono semplici, e in qualche modo forse nella mia perversione di occuparmi sempre di conflitti, devo dire che è un tema forte, quello anche di come dire, di sapersi muovere e di costruire rapporti non competitivi, rapporti in qualche modo fluidi tra i diversi attori del territorio. Ecco, su queste quattro dimensioni, in qualche modo, nel tentativo anche di avere un feedback rispetto a quello che ho appena detto, mi piacerebbe sentire se vi ritrovate, se per quanto riguarda la vostra situazione anche associativa, per chi vuole rispondermi, quali sono gli aspetti che voi vedete prioritari per voi, prima, come dire, di poi approfondire l'ultimo punto. Quindi, in qualche modo, provo a fermarmi, nel senso che se mi fermo io, forse parlate voi. Vediamo se questa prima slide suscita qualche intervento. Posso proporre di lasciare la slide sullo schermo? Sì, 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 era il tentativo di guardarvi tutti, ma non vedo pochi hanno ancora acceso la telecamera. Ecco, ricondivido. Sì, dobbiamo fare. Credo che sia meglio anche per... Comunque i quattro temi sono l'identità, la gestione amministrativa, la progettazione e la rete. Yes. Beh, messi giù così, trovo che sia una schematizzazione importante. Io credo che, non mi occupo di niente, non ho un'associazione, non ho nulla. Ho lavorato comunque e fatto la volontaria circa 25 anni che sto a Latina,
nell'ambito del sociale in generale, e quello che mi piacerebbe è iniziare a vedere alcuni dei richiedenti asilo che sono qui dal 2016, anche quelli del 2017 con i quali ho rapporti praticamente, si può dire, quotidiani, che finalmente, invece di diventare, di rimanere, diciamo, clienti delle associazioni, si decidano e ne facciano, iniziano a fare una loro. Io, insomma, la mia rete ce l'ho, qualcuno mi conosce pure. Mi sembra che questa schematizzazione a me fa riflettere, perché effettivamente io vedevo altre difficoltà, non l'avevo vista in maniera così schematica. Quindi mi fa piacere, ma a me è utile quando parlerò con loro, a parte che qualcuno sta seguendo, quindi... Mi fa piacere che questa cosa sia utile. Beh, speriamo che anche i due ragazzi che stanno seguendo l'abbiano compresa e poi diranno loro la loro opinione, no? Certo. Grazie dell'intervento. Qualcun altro vuole reagire rispetto a queste dimensioni di bisogno, insomma, che riguardano le associazioni? Scusa, se posso intervenire io, volevo farti una domanda, perché come sai anch'io un po' mi è capitato di seguire queste cose. Un altro bisogno che io ho raccolto, insomma, nei diversi anni passati era quella di saper comunicare. Infatti ci stavo proprio pensando. È all'interno di uno di questi quattro dimensioni. Secondo me è all'interno del primo. Una volta che sai bene chi sei, poi lo riesci a comunicare. Anche se... Sì, comunque sì. Sono assolutamente d'accordo. A me viene in mente un altro, non è più tanto un bisogno, ma è un tema che riguarda l'associazione dei migranti, secondo me, è il tema della leadership in relazione alle generazioni. Cioè, un tema importante perché riguarda le associazioni dei migranti, soprattutto quelle associazioni che nascono in particolare come associazioni di villaggio o comunque di associazioni legate a offrire alla propria comunità dei servizi, queste associazioni sono molto rappresentate da leader che a volte non ritrovano, come dire, in cui la nuova generazione non si ritrova, o come dire, con un problema generazionale. C'è un tema della rappresentanza generazionale delle associazioni migranti che però non è tanto il bisogno legato allo sviluppo associativo, è più un bisogno, come dire, è un tema. Non so, però visto che hai aggiunto un elemento, che la comunicazione è molto importante, penso che ci sia anche quest'altro elemento importante. Posso? Prego. Su quest'ultimo punto, delle associazioni che avete chiamato di villaggio, volevo fare una riflessione. Una cosa che per esempio a noi ci ha molto aiutato e ce ne siamo accorti ex post in qualche modo. Noi siamo un'associazione multietnica. Non è facile, perché il bisogno di mediazione dei conflitti è un bisogno molto frequente. Però c'è anche una grossissima risorsa. Perché spesso, risorsa, perché spesso le associazioni di migranti nascono come con la famosa catena etnica, la catena etnica per cui i primi arrivati fanno venire dal paese d'origine gli altri, eccetera, eccetera, e si organizzano tra loro, e il rischio di chiudersi e di non crescere diventa molto alto. In un'associazione multietnica la sfida del diverso, ma mi verrebbe da dire anche il fascino del diverso, crea un sacco di difficoltà. Però, per esempio, rispetto a questo tema del leader, semplifica molto le cose, perché si stabilisce un bisogno di aprirsi all'altro e al diverso da me,
che diventa necessario proprio per sopravvivere, per esistere. Volevo dire questo. Per il resto i quattro punti li trovo un ottimo schema e posso testimoniare che sono proprio i bisogni fondamentali su cui si cresce e su cui ci si trova in difficoltà. In particolare il punto numero due, gli aspetti amministrativi e il fundraising, è una bella sfida. E su questo, anche qui, mettere insieme, proprio per quello che diceva prima, no? Che i migranti, specialmente appena arrivati, hanno degli svantaggi di partenza dal punto di vista espressivo, comunicativo, organizzativo. È per questo che mettere insieme migranti e italiani è una buona risorsa, perché ci sono le testimonianze dirette, la capacità di combattere, di porsi degli obiettivi e di sacrificarsi per raggiungerli, per cui un migrante diventa veramente un esempio. Io ho fatto la prof per una vita e lo dicevo continuamente ai miei alunni: i giovani italiani hanno molto da imparare dai giovani stranieri e al tempo stesso i giovani stranieri hanno molto da imparare dai giovani italiani. Va bene, ci sono qualche altro intervento? Se no vado avanti, poi il tempo è veramente tiranno questa sera, sono già le 19.46, sono solo alla prima slide, quindi devo assolutamente rivedere le mie aspettative. Ma, se posso, volevo aggiungere che credo che sia un bisogno di tutte le associazioni, a prescindere dall'appartenenza, insomma, dalla provenienza dei componenti, la definizione dell'interlocutore privilegiato e degli interlocutori più in generale, perché lei parla di mission e di strategie di sviluppo, spesso quello che manca è anche la conoscenza di quello che sia l'effettivo interlocutore di cui c'è bisogno se dobbiamo affrontare una piuttosto che un'altra questione. Lo dico da ex presidente di un'associazione ambientalista che spesso e volentieri era rimbalzato da un ufficio all'altro anche per cose veramente banali, e credo che sia una difficoltà che magari un'associazione di migranti composta esclusivamente da migranti possa riscontrare in maniera ancora più pesante, diciamo. Tutto qua. Quindi tu dici individuare un interlocutore nel senso di interlocutore istituzionale? Sì, certo. A prescindere poi dai partner che magari ritroviamo nei rapporti di rete al punto 4, ma capire bene qual è l'interlocutore privilegiato a seconda del tipo di associazione che il migrante va a costituire. Quello penso che sia un minimo di guida e di orientamento che realtà come quelle che sono state ospiti questa sera possono sicuramente dare. Certo, grazie Francesco. Scusami Francesco, volevo dire una cosa sulla gestione del tempo. Noi in realtà questo corso, questi incontri hanno un tempo previsto fino alle 20:30. Allora, visto che il tuo intervento diventa in realtà poi spunto nei vari passaggi, una slide diventa un elemento per vari interventi che si incrociano anche con cose dette negli interventi e nelle presentazioni precedenti. La mia proposta è di continuare così, in cui ti gestisci il tempo con libertà senza dover star correre dietro a una chiusura prevista che era alle 19.45 e poi si apriva il dibattito. È tutt'uno, va bene? Quindi direi che possiamo utilizzare il tuo intervento come diciamo uno strumento che facilita il dibattito sui temi che abbiamo messo sul tavolo oggi. Quindi gestisci tu come meglio credi, mi pare che vada bene in questo modo. Va bene, va bene. Devo solo avvisare casa che non si mangia finché non arrivo, perché di solito in casa mia c'è solo uno che cucina, cioè io. Ah, quindi devo solo avvisare questo, ma per me va benissimo. Infatti, non ci sentiremo in colpa per questo. No, ma poi io, come dire, mi fa piacere che ci sia scambio e interazione. Quindi, va bene, e se c'è qualcun altro che vuole
anche lì intervenire su questo, se no io magari vado direttamente un po' a così, almeno a toccare alcuni argomenti del tema rete, anche se non riuscirò a... Vado. Aspettate che devo... Ok. Va bene. Niente, io sostanzialmente vi propongo qualche riflessione sulle reti sociali, sono riflessioni che in qualche modo sono un po' una sintesi di lavoro fatto e anche di qualche scritto che abbiamo prodotto qua in IRS intorno a quali sono... Noi ci occupiamo molto di progettazione e valutazione, quindi in qualche modo la domanda è: ma come si valuta un lavoro di rete? In che modo io posso dire che sto facendo un buon lavoro di rete piuttosto che lo sto facendo male? Allora, forse qualche spunto questa sera può dare delle risposte a questa domanda. Due cose, ma proprio velocissime, proprio per avere un linguaggio comune. Le reti in letteratura si chiamano primarie e secondarie. Le reti primarie sono quelle dei nostri rapporti primari, le reti secondarie sono le reti di servizi. Tutte e due le reti hanno la medesima funzione, come diciamo fisicamente una rete raccoglie, sostiene, e così una rete primaria ci sostiene, ci protegge, una rete secondaria ci promuove, ci aiuta anche nel nostro sviluppo, no? Lo diceva prima Maria, non facciamo niente da soli, facciamo insieme agli altri. Il lavoro di rete però può avere in qualche modo obiettivi e focus diversi. Possiamo lavorare in un'ottica di rete per rafforzare i singoli attori della rete, e quindi in qualche modo, come avevamo fatto qualche anno fa con CESPI, siamo andati a rafforzare le singole associazioni di villaggio dei Burkinabè in Veneto. Questo è stato l'obiettivo. Abbiamo lavorato singolarmente sui punti della rete. A volte invece l'obiettivo può essere quello di creare maggiori sinergie tra le singole risorse di una rete e il territorio. Oppure, terzo focus, lavorare sul livello di coordinamento di una rete. Quindi su chi in qualche modo ha il compito di mantenere quella rete, di fare manutenzione di rete. Questo sarà un termine che secondo me sarà importante portarsi a casa, perché una rete non esiste se non la si mantiene. Pensate a quei pescatori che stanno sul molo ogni tanto a rammendare i buchi. Ecco, quello è un lavoro fondamentale. Se ogni tanto non ci mettiamo a rammendare i buchi, le reti non funzionano, creano buchi. E se una rete ha dei buchi e troppo grossi, non funziona abbastanza bene. Le reti hanno diverse forme, a seconda dei rapporti di potere che si instaurano dentro le reti. Possiamo costruire delle reti in cui consultiamo semplicemente gli altri, in cui li ingaggiamo per singoli servizi, per singole opportunità. Possiamo costruire veri e propri rapporti di partnership all'interno delle reti. Ma le reti, come dicevo, come dire, se non le manutenziamo bene, fanno in modo che si perdano per strada degli attori, che si costruiscano magari buoni rapporti con alcuni, assenti con altri, no? Per cui le reti hanno, come dire, dei rischi evolutivi. In qualche modo dobbiamo tenere in considerazione questa dinamica. Quindi le reti possono avere dei buchi, e le reti funzionano tanto più producono come valore aggiunto un oggetto concreto di lavoro sul quale lavorare, e quanto più questo oggetto di lavoro è di tipo continuativo. Cioè, noi, per dirlo in altro modo, le reti funzionano quando è chiaro a tutti qual è l'oggetto di lavoro e perché siamo lì a lavorare in rete. Lavorare in rete, per lavorare in rete non serve a niente, oppure magari tutti dicono quanto è bello lavorare in rete all'inizio di un progetto, ma poi tutti si dimenticano di farlo.
Se invece l'oggetto di lavoro è un oggetto chiaro, allora le reti funzionano. Allora le reti, se diamo continuità a questo rapporto, le reti hanno un senso. Le reti soffrono in qualche modo di qualche dinamica spesso frequente, e questo l'abbiamo visto facendo ricerca. Cioè le reti soffrono dello spostamento dell'attenzione dalle energie per la costituzione della rete all'avvio dei progetti. Cioè spesso i progettisti mettono tante energie per costruire le reti, poi avviano il progetto e si dimenticano della rete. Questa è una dinamica molto comune a cui fare attenzione. Un secondo punto è che le reti non si interrogano a sufficienza del senso di stare in rete. Un lavoro che io faccio spesso quando incontro le reti di soggetti è chiedere qual è il loro interesse per essere in rete con l'altro, qual è il loro vantaggio. Uno deve avere un vantaggio, che sia un vantaggio economico, culturale, di senso, identitario. Comunque deve essere chiaro il vantaggio, che cosa mi porto a casa da stare in rete con te. Un'ultima questione è che quando io faccio un progetto, io dovrei sempre considerare nel budget iniziale che io costruisco quella quota economica che serve a pagare chi si occuperà della rete del progetto. Come dire, le reti spesso sottovalutano la necessità che qualcuno si occupi della rete. E il futuro delle reti sembra proprio connesso alla capacità di quelle reti di individuare le competenze giuste che si dedichino alla manutenzione della rete. Perché non è facile mantenere una rete. Bisogna agire delle competenze relazionali. Bisogna avere molte attenzioni. Infatti c'era questa una parte che mi sarebbe piaciuto in qualche modo sviluppare qua oggi, non so se ce la faremo, era proprio un po' questo. Quali sono le attenzioni che mi devo tenere per i miei rapporti di rete? Allora, io a volte sono un po' un fiume di parole, quindi l'unico modo per costruire un'interazione con voi è quella di tacere. Prima di tacere vi presento, come dire, uno strumento interessante, è una cosa anni 70 il diagramma di Todd. Penso che lo ritroviamo in qualche testo di sociologia dell'organizzazione, penso anni 70-80. Non mi ricordo, lo ammetto, neanche chi era esattamente il signor Todd. Però il signor Todd ha fatto questo diagramma, che è uno strumento molto interessante in realtà. Perché è uno strumento che vi consente di fermarvi, voi e la vostra associazione, e dirvi: ma noi con chi siamo in rete oggi? E in qualche modo quali sono i rapporti più intensi che abbiamo e quali sono invece quelli meno intensi e perché? E soprattutto quali sono i rapporti che vorremmo sviluppare? Allora, il signor Todd, quando ha costruito questo diagramma, l'ha costruito per un altro motivo, perché lui lavorava nel sociale e lo utilizzava come strumento per aiutare le persone, per aiutare le reti primarie. Cioè il diagramma di Todd nasce, come dire, in qualche modo perché io in centro a quel diagramma ci metto il signor Luca e disegno e aiuto il signor Luca a essere consapevole di quali sono, com'è fatta la sua rete. Come dire, se dovessi mettere me stesso lì dentro, io poi ho una moglie, due figlie, degli amici, dei colleghi, eccetera. E a volte questo diagramma gli operatori sociali lo utilizzano perché è uno strumento utile per aiutare le persone fragili a essere più consapevoli di chi sono le persone che gli stanno intorno. Ecco, questa cosa si può trasferire tranquillamente a livello organizzativo. Cioè, io posso prendere la mia associazione, l'associazione Mondo Futuro, la metto al centro del diagramma e chiedo poi a Giorgia
di dire ma quali sono le i rapporti di rete dell'Associazione Mondo Futuro più intensi e dispongo tutti gli attori all'interno del diagramma. Attenzione, i rapporti più intensi non sono i rapporti più rilevanti, per cui fate questa osservazione. Io posso essere consapevole che poi alla fine ho dei rapporti molto intensi, ma magari con gli attori meno rilevanti. Pensa un po'. Allora posso pensare ad una strategia per rendere più intensi i rapporti più rilevanti. Ovviamente i rapporti più rilevanti sono a seconda degli obiettivi che voglio perseguire. È un po' quello che mi diceva prima Francesco Ciccone, no? Bisogna pensare agli interlocutori. Ecco, per fare una strategia anche sul mio lavoro di rete, devo effettivamente fare un ragionamento su quali sono gli attori più rilevanti per me, per rafforzare i miei obiettivi. Perché ho deciso di proporvi questa cosa? Perché comunque è uno strumento che, poi io questo materiale lo darò ovviamente a Dario Conato e Andrea Stocchiero che ve lo manderanno, e così magari vi rimarrà la voglia o l'interesse di provare a utilizzare il diagramma di Todd per ragionare sulla vostra rete. Non ho finito, però mi fermo, perché se voglio costruire un dialogo con voi, in qualche modo, se continuo a parlare, voi non parlerete mai. Vediamo se magari rispetto a queste cose che ho detto c'è qualche riflessione, insomma. Qualcun altro che ha voglia di condividere una riflessione rispetto a questo tema delle reti? Proverò io a dire giusto una cosa, insomma una riflessione, un'osservazione. Grazie Ivana. Mi rivedo personalmente molto in questo tema, perché io faccio parte sia dell'associazione Insieme Immigrati in Italia con Maria e con Tania e anche dell'associazione GUS con cui appunto lavoro nello SPRAR di Formia. E devo dire che il tema della rete è sempre stato al centro, è proprio un tema perenne, soprattutto nei periodi di progettazione. Infatti mi riallaccio anche all'argomento, al punto 3 appunto dell'elenco di prima, il tema della progettazione, che secondo me insomma è fondamentale avere una rete, comunque agganciarsi ad altri enti, altre associazioni del territorio per poter andare avanti, perché appunto come si è detto prima la collaborazione è necessaria, cioè per andare avanti c'è bisogno di collaborare con altri enti. Da soli purtroppo si possono fare 3 passi, insieme se ne fanno 10. Quindi niente, è interessante questo schema, insomma, proverò a farlo, anche insomma per il futuro lo proveremo a fare, metteremo al centro l'associazione per poi vedere un po', perché comunque capita purtroppo spesso che magari quando si progetta qualcosa, magari l'intenzione di collaborare con un'altra associazione, con un altro ente c'è, per cui magari all'inizio diciamo magari possiamo collaborare con quell'ente, però poi magari a distanza di mesi e di anni non si è fatto poi nulla. E quindi bisognerebbe anche restare un po' coerenti con quello che ci si è auspicati di fare. Diciamo, c'è stata anche diciamo la pandemia di mezzo, quindi diciamo negli ultimi tempi uno vorrebbe fare tante cose, però poi i risultati purtroppo non sempre sono quelli che uno si augura. Però insomma, secondo me è un punto che deve essere sempre assolutamente presente e costante, non solo durante la progettazione, ma anche durante tutto il percorso e tutte le attività di un'associazione. Grazie. Io volevo fare una considerazione, se mi permettete. È vero che questo tema delle reti riguarda voi che fate le associazioni, che lavorate sul territorio, più che noi organizzatori, ovviamente, però su quest'ultima cosa che diceva Ivana, volevo segnalare che negli ultimi tempi, penso soprattutto alla cooperazione italiana, che è un po' un modello nella costruzione
degli schemi di progettazione a livello regionale e locale, no? La cooperazione internazionale italiana, l'AICS, sta negli ultimi anni diciamo, rendendo sempre più complessa, non diciamo complicata, ma insomma rendendo più complesso la costruzione del progetto, cioè le informazioni che devi dare sono sempre di più, tener conto di una serie di punti. Una cosa molto interessante, al di là di alcuni elementi che sono semplici complicazioni, ma è sulle reti. Quando intanto fare un progetto in rete è molto più apprezzato dai finanziatori che farlo da soli. E c'è una ragione, perché più teste, più soggetti con diverse competenze, ovviamente danno maggiori speranze, maggiori aspettative di buona riuscita. E a parte questo, però, quando tu costruisci, descrivi le diverse cose che vuoi fare, devi spiegare chi lo farà della rete. Siamo 5 soggetti, allora però quella cosa lì la gestisce in particolare uno con l'apporto degli altri, e devi spiegare perché quell'uno sta nella rete, cioè che cos'è che apporta di complementare agli altri, che cosa succederebbe se venisse implicitamente, ti dice, ma se quello lì non ci fosse, come starebbe ancora in piedi l'impalcatura? Perché fino a qualche tempo fa eravamo abituati che ne so, io lavoro sull'America Latina, mettiamo dentro quello lì, quel soggetto lì che sta in Colombia, vogliamo presentare un progetto in Colombia, ma nessuno di noi, quello lì sta in Colombia, lo mettiamo dentro, così prendiamo punteggio, poi se ne va, chi se ne frega, gli daremo quello che gli corrisponde, ma eravamo in Colombia. E invece no, devi dire cosa farà, che competenze ha rispetto agli altri. Allora questo esercizio che è un po' obbligato, cioè se tu già lo sai fin dall'inizio, benissimo, ma se tu, come spesso accade, non sai esattamente perché ti metti in rete per questo tipo di scadenze, cominci a pensarci su. E allora cominci anche a riflettere cosa so fare io meglio degli altri, allora è meglio che lo faccia io, e cosa, cioè si arriva anche a capirsi, a leggersi meglio come rete. Quindi questo che diceva Ivana e che sollecitava Francesco, io suggerisco a tutti di prenderlo molto sul serio. Cioè la rete è importante farla per tante ragioni, ma una di queste è perché con la rete lavori meglio, cioè perché mi sono messo con quello là e con quell'altro soggetto. E leggere le ragioni che ci fanno stare in rete significa anche scoprire il modo in cui ognuno di noi può essere il più utile possibile agli altri, e in questo modo ottimizzi il potenziale della rete, che a volte invece lasciamo lì, siamo semplicemente una rete di gente che si telefona di quando in quando. E invece no, possiamo essere molto di più. Ecco, questo è una cosa che ho imparato a mie spese, riempendo questi formulari in cui bisognava spiegare cosa faceva ogni. Grazie Dario. Qualcun altro vuole condividere qualche riflessione su queste questioni? Io chiedo scusa per gli interventi troppo frequenti, ma mi appassiona questo discorso e mi è piaciuto molto, mi sono piaciute due cose. Il concetto della manutenzione della rete, la trovo estremamente importante, ed effettivamente l'esperienza proprio conferma in pieno che quando una rete non viene coltivata cade. I famosi buchi delle reti dei pescatori sono verissimi. L'altro, mi è piaciuto molto il diagramma di Todd. Pensavo, anche agganciandomi a quello che diceva Dario Conato, adesso spesso nella scrittura dei progetti, no? Chiedono anche come si intende costruire la rete, e un come che è anche un perché. In qualche modo, se noi ci educhiamo, e questo mi sembra un suggerimento molto prezioso, questo il classico uovo di Colombo, sembrano facili e scontati i concetti, ma sono veramente importanti. Se noi costruiamo la rete con questa chiarezza e con questa consapevolezza, non solo costruiamo una rete più forte, ma la sappiamo anche, come dire, dimostrare agli altri, ne sappiamo dimostrare meglio la valenza e quindi migliorare il progetto, eccetera. Sì, grazie Maria per aver rafforzato questo concetto.
Grazie a voi. Io vado ancora avanti un pezzettino, se mi permettete, visto che... Quindi questo materiale che poi vi lascio. Questo materiale si traduce proprio in una vera e propria analisi della vostra rete. Cioè, le vostre associazioni possono definire bene quali sono i principali collaboratori, i rapporti da intensificare, gli attori che vorreste contattare e costruire. E per ogni singolo attore è possibile esplicitare ancora di più qual è il motivo per cui io lo contatto, qual è il motivo per cui lui contatta me, quali sono, come dire, qual è l'oggetto del nostro lavoro. Perché più è chiaro l'oggetto di lavoro, più, come dire, il rapporto di rete si costruisce su elementi, come dire, concreti. Ma come si valuta un lavoro di rete? In che modo possiamo dire sì, noi lavoriamo in rete, abbiamo lavorato molto bene in rete, no? Ma come lo valutiamo? Allora, il funzionamento di una rete lo siamo chiesti, abbiamo fatto una ricerca, mi ricordo qualche anno fa, per Fondazione Cariplo, proprio perché stavamo valutando una serie di grandissimi progetti piuttosto consistenti da milioni di euro che intervenivano sulla coesione sociale in Lombardia. Ormai qua in Lombardia le attività preventive purtroppo le pagano le fondazioni bancarie, per fortuna che esistono, però, come dire, non ci sono più politiche pubbliche preventive. Allora avevamo avuto un incarico per valutare questi progetti e quindi ne è uscito alla fine poi un saggio che faceva sintesi intorno a questo tema e ci siamo detti delle cose che sono interessanti da condividere. Se ci facciamo la domanda, una rete funzionerà se, ci possiamo dire che in termini di condivisione, se affrontiamo la dimensione della condivisione, una rete funzionerà se ci saranno effettivamente conoscenze condivise, se avremo avuto la possibilità di condividere delle conoscenze, un linguaggio comune, se avremo costruito modelli di intervento o strumenti di lavoro comune. Una rete avrà creato integrazione se in qualche modo va strutturato un sistema per parlarsi e quindi un sistema informativo, cioè se i dati e le informazioni non ce l'ha solo uno, ce l'hanno tutti. Se in qualche modo avverranno dinamiche volte all'integrazione delle competenze. E quindi se quello che so io, che faccio parte della rete, lo condivido in qualche modo con gli altri. Vuol dire che quella rete avrà, come dire, costruito una dimensione di integrazione. Una rete poi pian piano si consolida e si sviluppa. Ad esempio Maria ci diceva, siamo in rete da tanto tempo con una serie di... Ecco, forse il consolidamento e lo sviluppo è una dimensione che interessa a Maria, perché lei ce l'ha detto, abbiamo costruito delle convenzioni. Una rete che ha convenzioni, una rete che ha costruito, come dire, protocolli, è una rete che in qualche modo si è riuscita un po' pian piano a consolidare. E quello è un indicatore, perché quelle che vedete in netto, il consolidamento e lo sviluppo, sono dimensioni, sono criteri, almeno io nel mio parametro, come dire, in termini valutativi, quella è la dimensione, quelli sotto sono gli indicatori. L'indicatore è se ci sono protocolli di intervento, l'indicatore è se c'è una forma di coordinamento istituzionale, un gruppo stabile. Quindi se il gruppo di coordinamento non esiste a prescindere, cioè solo per il progetto, ma va avanti nel tempo. No? Se ci sarà continuità nelle iniziative, se si realizzeranno momenti di confronto tra gli attori delle reti, se si investirà nella continuità, nella sostenibilità della modellizzazione di un sistema, cioè a un certo punto se prendo delle buone prassi e ne faccio un modello. Adesso ci sarebbero mille esempi da fare, ma non c'è il tempo per farlo, però, come dire, il tema che proponevo è che, come dire, la rete non è qualcosa così di aleatorio e poco tangibile. Le reti e anche la valutazione del lavoro di rete può essere realizzata attraverso dimensioni e criteri concreti e indicatori concreti. Per finire, la costruzione
considerando la dimensione della costruzione della conoscenza, una rete funziona se aumenta la consapevolezza degli operatori coinvolti nel sistema di offerta della rete, se aumentano le competenze degli attori e quindi se si costruisce un fare collettivo, se si mettono in atto buone prassi, insomma, se quello che si fa bene in una scuola poi lo vado a fare in qualche modo anche nelle altre, no? E questo era un ultimo, forse no, un penultimo spunto, però in qualche modo mi fermo, faccio una pausa e vi chiedo se è tutto chiaro quello che ho detto, se ci sono delle ultime riflessioni. Se no vado avanti con l'ultimo pezzo forse a questo punto e provo a sollecitarvi ancora su un'ultima cosa. Il tema, come dire, sarebbe un tema da acquistare tutta una mattina. Io spesso faccio dei corsi su come si gestiscono le riunioni. Mi occupo molto di comunicazione e di interazione, sono di formazione un analista transazionale, quindi, come dire, ho a cuore quello che sono, come dire, i rapporti tra le persone. E quando si fa il manutentore di reti, bisogna essere consapevoli di utilizzare delle metodologie per gestire bene i rapporti di rete. Allora, in qualche modo penso che è utile a volte interrogarsi su quali attenzioni avere per gestire gli incontri di rete, perché siamo tutti molto suscettibili di fronte al fatto che, come dire, nei rapporti di rete magari intanto ci si dimentica qualcuno, ci si dimentica di dare la parola a qualcuno e questi piccoli, come dire, inconvenienti possono suscitare degli imprevisti che bisogna in qualche modo prevenire. Allora, in qualche modo, io ogni tanto quando insegno questo tipo di argomenti faccio presente che bisogna avere delle forti attenzioni per gestire un incontro di rete. In qualche modo bisogna sforzarsi molto, non basta una mail per organizzare un incontro di rete. Che questo sia chiaro, io vedo che Ivana dice sì, è vero, non basta una mail. Ci vuole una mail e una telefonata, in cui ognuno deve essere consapevole di che cosa si andrà a parlare in quell'incontro. Quindi è giusto accordarsi con ciascuno rispetto al ruolo che potrà ricoprire all'interno di quell'incontro e accordarsi su che cosa ci si aspetta da quell'incontro. Quindi preparare un ordine del giorno comprensivo dell'obiettivo della riunione, preparare i materiali istruttorio, farlo pervenire, inviare possibilmente prima della riunione tutto il materiale, invitare i partecipanti specificando il luogo, gli orari, girarsi della partecipazione. Quindi non ricevo una mail di ritorno che mi dice sì, vengo, ecco, allora forse devo interrogarmi se quella persona verrà o no. Perché a volte le persone non rispondono, ma non è vero che il silenzio ha senso, questo è solo un detto popolare. Nella riunione vera e propria, io dico sempre, attenzione, investite anche nella gestione di queste riunioni, nel senso che spesso un conduttore non basta, soprattutto se intorno al tavolo o al tavolo virtuale, come stiamo facendo adesso, mettiamo tante persone che non si conoscono, che arrivano lì con aspettative diverse, eccetera. E iniziamo da una cosa che non dimenticate mai. Non dimenticate mai di far presentare le persone. Le persone che non hanno e che non ritrovano un bisogno di essere riconosciuti per chi sono, faranno in modo che quella riunione andrà male se non gli darete la possibilità di presentarsi, di dire chi sono. Oppure faranno interventi tutti orientati a dire chi sono e non a parlare dei contenuti della riunione. Quindi non saltate per motivi di tempo, non abbiamo tempo per presentarsi, andiamo direttamente al punto. Questa è una minchiata totale, scusate il francesismo.
Presentate l'obiettivo della riunione. Richiedete ai partecipanti il nome, il ruolo, sapere se si conoscono, fissate i tempi della riunione. Oggi abbiamo un po' detto che andavamo intorno alle 8:15, poi Dario Conatoma ha tirato lo scherzetto delle 8:30, ma va bene lo stesso. E fissate le regole di convivenza, faremo una pausa, non faremo una pausa. E soprattutto preoccupatevi che ci sia qualcuno che faccia un verbale. Perché di riunioni se ne fanno tantissime, ma di riunioni utili se ne fanno poche. E quando è che c'è una riunione è utile? Una riunione è utile quando si prendono delle decisioni, quando si definiscono e si esplicitano gli impegni per il futuro e quando si fa un verbale. Se non si fanno queste tre cose, quella riunione è tempo perso. Ed è vero, purtroppo, di riunioni in cui non si fanno i verbali, o in cui non si prendono gli impegni, o in cui non si decide, perché di solito uno fa una riunione per decidere qualcosa, se ne fanno tantissime. E sapete che cosa si fa di solito in questa cultura un po' geriatrica che abbiamo? Si fa fare il verbale al più giovane. Si fa questa cazzata. Il verbale non vuol dire scrivere tutto, cioè quello che le persone si dicono in una riunione. Il verbale vuol dire avere una buona capacità di sintesi, che sintetizza quello che qui nella riunione si è detto. Perché lo deve fare il più giovane e inesperto. Quando, io lo dico ai più giovani qui presenti, rifiutatevi di fare i verbali. Ultimo, e poi chiudo perché sono le 21, così magari c'è tempo a qualche reazione. Nella riunione bisogna stare molto attenti sia alle dimensioni di processo che alle dimensioni di contenuto. Bisogna avere, come dire, un'attenzione a dare la parola a tutti, bisogna fare attenzione a non rimanere ostaggio degli iperdettagliati che parlano tutto il tempo. Bisogna avere questa attenzione. Bisogna, come dire, quando dico presidiare ai blocchi al dialogo, vuol dire, come dire, delle cose che oggi non ho tempo di spiegare, ma, come dire, presidiare tutti gli elementi di processo. Perché in una riunione viaggiano quelle dimensioni, viaggia un clima emotivo che bisogna tenere a bada e viaggiano dei contenuti che altrettanto bisogna presidiare. Bisogna tenere i tempi, insomma, ci sono queste cose. Anche nella fase finale bisogna in qualche modo avere delle attenzioni, a fare sintesi, a verificare se ci sono sospesi, sia dal punto di vista relazionale che dal punto di vista dei contenuti. E precisare, insomma, quali saranno le prossime puntate, no? Come vedete, come dire, il manutentore di una rete che organizza incontri di rete, tante cose ne ha da fare. E io spero che con questo mio intervento, in qualche modo, qualche sollecitazione utile ve l'abbia data. Mi fermerei qui perché di cose ne ho dette anche troppe. Benissimo, grazie Francesco. Qualche reazione? Effettivamente mi pare comunque che ci sia una traccia per approfondimenti che possono andare avanti, non dico per mesi, ma insomma c'è molto materiale su cui... Sì, mi scuso, vi ho un po' steso con troppe informazioni. No, no, in realtà no, diciamo, forse la cosa più interessante è che è stata una presentazione molto lunga, ma scheletrica nel senso buono del termine, cioè che fa vedere una struttura, una complessità della struttura, e fa anche intuire la complessità del lavoro per metterci intorno i muscoli a sto scheletro. Quindi credo che ci siano gli elementi per fare un esercizio di ripensamento sulla propria organizzazione, sul modo di lavorare, e giusta anche tutta la parte sulla gestione dei tempi. Faccio solo un'osservazione che questa non è propriamente una riunione, ma un corso, quindi alcune libertà sui tempi, i silenzi e lo sfruttamento
dei relatori fino ai limiti previsti da, fa parte del gioco. Detto io sono contento di essere qua, però mi piace fare battute. Certo, no, beh, a noi rispondere ovviamente, a me poi. Quindi andiamo benissimo. Io almeno ho trovato molto interessante tutte queste presentazioni, cominciando da un lavoro fatto tra i 17 e i 23 anni, se non ricordo male, la prima associazione che abbiamo ascoltato da Barbara, e poi diciamo abbiamo avuto proprio uno sviluppo dall'esperienza pratica molto di volontariato a un volontariato che poi diventa una piccola organizzazione di riferimento per l'immigrazione, poi una riflessione, una meta riflessione, cioè una riflessione di chi studia e sistematizza e fornisce anche input e indicazioni interessanti da approfondire, che poi è un po' il senso di questi incontri. Andrea sta alzando la mano o ci sta dicendo che lui qualcuno gli ha preparato da mangiare? A differenza di Francesco. Io per fortuna ho qualcuno a casa con cui condividiamo. Ecco. Volevo fare due piccole tre osservazioni, prego. Perché una mi ha fatto ridere un po' di quello che dicevi Francesco, ma che corrisponde a una grande verità. Nel senso che, vabbè, tutti quanti noi lavoriamo in associazioni, ci capita di fare un sacco di incontri, no? Fare un sacco di incontri. E effettivamente quanti di questi incontri non siamo riusciti a gestire bene, oppure altri non hanno gestiti bene e si sono rivelate delle grandi perdite di tempo. Posso dire, insomma, che a una certa età è veramente molte volte... c'è una grossa frustrazione all'interno dell'associazione, perché quando stiamo anche con gli altri a lavorare, poi al di fuori dell'associazione, quando facciamo rete e quando abbiamo anche interlocuzione con delle istituzioni, perché purtroppo anche all'interno delle istituzioni ci sono persone che non sanno gestire le riunioni. E tu lì sei chiamato, cioè non sei tu il protagonista, no? O non ti rendono protagonista. E quindi effettivamente è un grande problema questo del saper gestire le relazioni in questi momenti che sono molto importanti poi nell'elaborazione di un progetto, realizzazione di servizi, eccetera. Questa è una grande verità e bisognerebbe proprio essere capaci di acquisire anche, perché non è che occorre essere dei grandi ingegneri o fisici per queste cose qui, insomma, ma avere quelle accortezze per gestire è molto vero. Poi un altro aspetto che tu hai accennato, però io sottolineerei di più, che deriva anche questa dall'esperienza di anni e anni di rapporti, relazioni, è che dà molto fastidio. E questo lo posso dire anche recentissimamente, ho avuto delle esperienze, quando non c'è una disponibilità e trasparenza di informazioni tra chi fa parte della rete. Perché questa crea dei forti tensioni e dei forti conflitti. Il classico, no? Ma io non lo sapevo. Ma nessuno me l'ha detto. Quante volte succede? E quindi una grande attenzione anche nella gestione delle informazioni e nel non pensare di tenere per sé qualcosa perché poi non si sa, insomma... La trasparenza e la disponibilità sono fondamentali. E poi l'ultima, la terza, è che voglio sottolineare, è che il memo di questo incontro non lo fa il più giovane, ma lo fa il quasi più anziano. Quindi almeno su questo... Bravi, bravissimi. Bene, con queste parole di speranza possiamo... salutarci, ringraziando tutti per essere stati qui, aver seguito, e siamo sicuri che tutti i relatori abbiano apportato degli elementi, insomma, che accrescono la ricchezza di ciascuno e danno un senso poi all'insieme di questo corso. A questo punto io non ho altro da dire che ringraziare di nuovo tutti e darvi appuntamento al 24 maggio. Non sarò io a gestire,
lasciamo il testimone a Cecilia Calò di Dokita, che sicuramente non farà rimpiangere chi l'ha preceduta in questo lavoro. Grazie a tutti e spero sia stato interessante. Grazie Francesco. Buonasera, grazie. Arrivederci. Ciao. Grazie Maria. Ciao. Grazie. Ciao. Grazie, buonasera. Ciao. Ciao. Buonasera. Ciao. Ciao. Ciao, buonasera a tutti. Bene, ciao, arrivederci. Ciao.